Ciao a tutti, ciao. Ben ritrovati, eccoci qui per questa nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Catieri. E con me il nostro Nicola Rizzardi, il nostro chef. Oggi... Vedo frutta. Sì, prepareremo una frutta, una bella banana flambé. C'è sempre da scoprire. Assolutamente, proponibile da fare a casa, siamo abituati a vederlo nei ristoranti più sciccosi, dove il metro si avvicina con il servizio alla lampada e ci prepara questo piatto. Possiamo farlo pure a casa. Farlo pure a casa, proporlo, ecco, in un'occasione che uno ha degli ospiti un po' importanti, vuole fare qualcosa anche all'ultimo momento, anche di fronte a loro, volendo. Ah, bello allora. Perché no? Da vedere. Allora, gli ingredienti sono banane, mandorle per dare la parte croccante, zucchero, arancia, rum e burro. Siamo pronti? Sì. Andiamo a tostare in padella delle mandorle. Sì, a scaglie, a fettine, come sì, si vendono voi. Già così, belle, cioè, semplici. Già vendono così tagliate, sì. Li mettiamo piano piano, li facciamo andare, sì, cominciano a scaldare e a tostare. Un'altra padella, prendiamo il burro. Lasciamo sciogliere un po' il burro. Per girare quando puoi saltare. Io devo saltare queste. Sì. È non secco, lo so, non lo voglio fare la prova, no, dai. No, non lo vuoi fare? No, no. Facciamo nel fuori onda così. Fuori onda facciamo la prova. Aggiungiamo lo zucchero quando si scioglie un po' il burro. A zucchero e burro si scioglie insieme. Sì. Tendiamo un po' la cottura dello zucchero. Premiamo delle arance. Riusciremo? Boh. Vedremo, piano piano. Non l'hai mai provato? Questo qua no. Spettacolo. Dirò la verità, non l'ho mai provato. Fa sempre scena, eh? Cioè, oddio, che cos'è questo ragno? Infatti, sembra un ragno. Ecco qua. Fino all'ultima goccia. Sciogliamo e giriamo un po' la nostra base. Il burro e zucchero. Vedi come comincia a sciogliersi. Togliamo la buccia alle banane. Ecco qua. Andiamo un attimo a mettere e far caramellizzare. Aggiungiamo il nostro succo di arancia. No, non è vedere la banana cotta. E le lasciamo insaporire in tutti i due lati. Quanto tempo le banane devono stare cucinate? 3 minuti da una parte, 3 minuti da un'altra, diciamo, è una ricetta che con 6-7 minuti, dipende anche un po' dal calore o dal fuoco che si ha a casa. Sì, devono comunque, vedi, prendere, adesso lo zucchero farà quella parte legante, quando sarà a crema, le giriamo così, vedi, cominciano già. Allora le banane non devono essere troppo cotte allora, vero? No, non devono essere troppo cotte, neanche troppo mature no, deve essere matura al punto giusto, però che rimanga ancora dura. Qua lavoriamo con l'ultima tecnologia, quindi è un piano a induzione, quindi noi verseremo il nostro alcol, che sia rum, che sia cognac, poi prenderemo un accendino per far venire proprio la scintilla per prendere il fuoco. Ma chi avesse ancora il gas dove c'è la fiamma, bisogna stare attenti, perché innanzitutto quando si versa può fare visto quel rumore, e con la fiamma si può incendiare e poi può prendere anche fuoco in bottiglia e esplodere, quindi bisogna stare attenti, quindi bisogna spegnere il fuoco, bagnare, allontanare la bottiglia e poi riaccendere, quindi massima attenzione, ecco. Certo, devono stare attento quando bisogna fare questa ricetta. Le banane si stanno cucinando,
aspettiamo qualche altro minuto per poi esserle, per prenderle a bagnare con il rum. Antonella, le nostre banane sono ben caramellizzate, come vedi sì, lo zucchero si vede. Ha fatto il suo effetto. Andiamo a bagnare con il nostro rum. L'abbiamo già spiegato prima. Attenda che può fare la fiamma. Oh madonna! Ecco. È la nostra banana flambè. Ma io secondo me a casa questo... Perciò bisogna stare, fuoco. No, bisogna stare attenti se si ha ancora una cucina che ha la fiamma. Quindi si spegne sì. La fiamma, si bagna, si allontana la bottiglia del rum, cognac, quello che sia, e si riaccende. Bisogna stare attenti alla fiamma. La cappa. Bene. Adesso, visto che abbiamo sempre l'ultima tecnologia, il piano Decton, per chi lo avesse lo può presentare anche in questa maniera. Stupendo i propri ospiti che hanno a pranzo o a cena. Andiamo a posizionare la nostra banana qui, al centro, qua. La paletta? No, bene così, questa dobbiamo prendere così, ecco qua. È normale poi. Bene, lasciamo così. Mettiamo il nostro sughetto di cottura sopra. Ah. Guarda, è bello. Una specialità, veramente. Decoriamo con le nostre mandorle tostate. Ah, visto? Adesso ci sono questi ristoranti che preparano una tavola. Ecco qua, andremo a bagnare con il nostro rum. Bene, il nostro piatto è pronto per dare fuoco. Buon appetito e ci vediamo alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta La Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate, DS Service.